trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, benvenuti ai programmi dell'Accesso RAI del Piemonte. Qui con noi due esponenti del Corecom, in particolar modo il presidente Alessandro De Cillis e il vicepresidente, l'avvocato Gianluca Narciso. Presidente, sappiamo che una delle attività principali del Corecom è quella relativa alle conciliazioni e alla definizione delle controversie. Può parlarcene a riguardo? Sì, la gestione delle conciliazioni è un servizio incredibilmente utile. Ognuno di noi sperimenta quotidianamente l'utilizzo del cellulare, dei servizi di telefonia, del servizio di traffico dati, che è sempre più importante, e ognuno di noi a volte ha anche più di un cellulare in famiglia o a disposizione per il proprio tempo libero o per il proprio lavoro. Bene, gli utenti sono tantissimi e il servizio di controversie rende giustizia a tutti gli utenti che hanno bisogno di vedersi riconoscere magari delle problematiche in corso nei confronti delle relazioni proprio con gli operatori di comunicazione, telecomunicazione o magari anche servizi di TV a pagamento. Che cosa vuol dire? Che se ci fossero dei problemi di sovraffatturazione o di mancato servizio, gli utenti si possono rivolgere al Corecom per risolvere questa importante problematica. Come funziona? Abbiamo uno strumento incredibilmente utile, è il ConciliaWeb. Vuol dire che il servizio di conciliazione diventa online, si può andare sul sito, compilare il proprio modello e richiedere un incontro per il tentativo di conciliazione obbligatorio rivolto alle compagnie di comunicazione. Nel caso in cui l'utente non abbia la possibilità, non abbia la capacità di utilizzare gli strumenti informatici e quindi di risolvere il tentativo di conciliazione da solo, può venire presso il Corecom, come così l'utenza debole, per esempio quelli che non hanno un indirizzo mail, potranno trovare assistenza direttamente presso gli uffici e esperire il proprio tentativo di conciliazione. Altra attività del Comitato per le comunicazioni è quella relativa al cyberbullismo, e chiederei all'avvocato Gianluca Narciso di specificare di cosa si tratta. Allora, come Corecom ci preoccupiamo, anche perché abbiamo la competenza che ci deriva dalla legge regionale, di coordinare le attività di contrasto a questo deteriore fenomeno che purtroppo funesta i nostri tempi. Questo significa che come Corecom presiediamo un tavolo interistituzionale con tutte le varie istituzioni preposte alle attività di contrasto a questo fenomeno, proprio per addivenire a dei risultati che chiaramente sono frutto di questo impegno sinergico tra le istituzioni. Nella specie stiamo definendo un protocollo che porterà poi a una ricerca e un'analisi dei dati sul territorio, in conseguenza della quale raccolta dati si potranno poi compiere attività più mirate di contrasto. Lavorate quindi anche molto sui giovani, sulla popolazione più giovane? Certamente l'attività più importante riguarda proprio la tutela del mondo dei minori. Questa è la nostra priorità, la tutela sui media. Il nuovo accordo quadro con l'autorità per la garanzia delle comunicazioni ci riconosce la necessità di intervento anche all'interno dei nuovi media. Per questo una delle attività che noi stiamo seguendo è proprio quella sulla disinformazione, quindi aiutare i ragazzi a capire qual è l'origine dell'informazione corretta, quello quindi che passa attraverso una testata giornalistica autorevole, piuttosto che il sistema di informazione che arriva da uno strumento di comunicazione diversa. E quindi molto importante anche un percorso di media education nelle scuole, ma non solo. Sì, è fondamentale, anche perché la digitalizzazione della società è un fenomeno dinanzi al quale, dinanzi alla cui evidenza ci dobbiamo tutti quanti arrendere. Si tratta di un fenomeno chiaramente da governare nel migliore dei modi, e il migliore dei modi, secondo il Corecom, è quello di fare una corretta media education, che passa sia attraverso l'aiuto ai cosiddetti nativi digitali affinché possano utilizzare nel modo più corretto i vari devices, e soprattutto anche l'aiuto ai genitori, a quelli che hanno la mia età e anche oltre, che non sono nativi digitali e che quindi si trovano un po' spesati dinanzi a questo fenomeno. Tutto ciò passa attraverso delle attività formative che Corecom è sempre lieto di fare nelle scuole, e comunque collaborando in partnership con l'ufficio scolastico regionale e rispondendo agli inviti che le scuole ci rivolgono.
Grazie. Per maggiori informazioni sul lavoro del Comitato delle Comunicazioni per il Piemonte troverete i contatti nel sito istituzionale. L'Istituto di Candiolo, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, in cui si distinguono due anime, assistenza sanitaria e clinica e ricerca scientifica, negli ultimi anni ha dato avvio ad un processo di trasformazione finalizzato a qualificarsi sempre più come polo oncologico di riferimento, andando ad ampliare la tipologia di patologie tumorali trattate e a specializzare i servizi e le prestazioni offerte ai pazienti. Nasce così una proposta di ampliamento degli attuali spazi attraverso la costruzione di nuovi building e l'ampliamento di esistenti. La nuova fisionomia comprenderà un nuovo poliambulatorio generale, area in cui i professionisti dell'Istituto, unitamente alle più moderne attrezzature mediche e tecnologiche, potranno dare ascolto ed assistenza ai pazienti con l'obiettivo ultimo di migliorare e semplificare l'accesso alle cure. Prendersi cura dei pazienti e delle famiglie è la vera attitudine dell'Istituto. Da qui l'idea di creare un'area da adibire a foresteria, in grado di offrire ospitalità a quanti, lontano da casa, necessitino di un punto di appoggio. Quest'area verrà sviluppata all'interno del complesso dell'Istituto e sarà organizzata con residenze dotate di tutti i comfort. La formazione di nuovi talenti, la pratica clinica e chirurgica e la ricerca sulla messa a punto di tecniche per migliorare e innovare l'approccio alla cura. Nasce così l'esigenza di sviluppare nuovi spazi per la formazione medica chirurgica grazie all'adozione di tecnologie avanzate. I professionisti potranno esercitarsi con strumenti di simulazione di ultima generazione e confrontarsi con esperti internazionali. Accanto si svilupperà il laboratorio Innovazione Polivalente, in cui i ricercatori avranno la possibilità di lavorare ed ampliare la propria conoscenza grazie anche al confronto con una community di respiro internazionale. Unico in Piemonte, nasce il progetto di realizzare una struttura per la protonterapia, forma avanzata di radioterapia che consente di risparmiare meglio i tessuti sani circostanti l'area interessata dal tumore, convogliando al contempo una dose maggiore di energia sulle parti da colpire. La protonterapia si presenta come nuova possibilità terapeutica per diverse tipologie tumorali. L'Istituto, in qualità di centro di riferimento già oggi all'interno della rete piemontese per la terapia del dolore in ambito oncologico, offrirà servizi dedicati attraverso una struttura di hospice, inserendo l'assistenza al paziente all'interno di un percorso individualizzato e declinato sui bisogni dello stesso. Dignità, umanizzazione delle cure per il paziente e per i propri familiari. Collegata alla torre della ricerca esistente, sarà costruita una struttura dedicata alla biobanca dell'Istituto, che raccoglierà e conserverà il materiale biologico dei tessuti, utile per sviluppare attività di ricerca clinica e soluzioni di medicina di precisione e personalizzata. L'Istituto, nel prossimo triennio, offrirà ai pazienti di prima diagnosi la possibilità di conservare gratuitamente il proprio DNA-RNA del tessuto tumorale per dare seguito, in caso di recidiva, a future operazioni di medicina personalizzata. In qualità di IRCCS, l'Istituto ha sempre lavorato sviluppando una forte sinergia tra la componente di assistenza clinica e quella di ricerca. Nasce per questo l'esigenza di costruire una struttura dedicata per l'oncologia comparata, in cui i ricercatori possano disporre di spazi e tecnologie per la messa a punto di nuove soluzioni farmacologiche, elaborandole e testandole su linee di cellule tumorali create per le attività di laboratorio.
ancora una volta tutti insieme contro il cancro. L'Uni3, Università delle Tre Età di Alessandria, è un'associazione di promozione sociale la cui attività si svolge essenzialmente con il volontariato. Forti delle esperienze maturate a Torino, nel 1981 sorge un comitato promotore formato dai cittadini che rappresentavano il mondo culturale, professionale e politico della città. Sensibili alle problematiche delle persone che uscivano dal mondo produttivo a ogni età e che non sapevano gestire il proprio tempo libero ritrovato. L'ansia, il timore di sentirsi superati da un mondo in continua e rapida evoluzione. Il tutto in presenza di una dinamica demografica che iniziava a delineare un progressivo invecchiamento della popolazione. Nel 1983 inizia l'attività vera e propria e da allora l'associazione continua progressivamente a migliorarsi sino a raggiungere il migliaio di studenti. Finalità dell'associazione è quindi quella di educare, formare, informare, fare prevenzione e aprirsi al sociale. Finalità che viene perseguita mediante l'attivazione di oltre 100 tra corsi e laboratori, con più di 5.000 ore di lezione che spaziano in una vasta gamma di discipline, come le materie umanistiche, scientifiche, artistiche, nonché lingue straniere su diversi livelli, informatica, psicologia, economia, diritto, moda e costume, tante altre con un'importante attività turistica. Ma la nostra attività non si esaurisce con la parte didattica. Al nostro interno operano infatti una compagnia teatrale che promuove spettacoli al di fuori dell'ambito associativo, una corale che si esibisce nelle varie manifestazioni promosse dall'Uni3 sia a livello locale che nazionale, una redazione che dal 2008 collabora e partecipa attivamente alla stesura del nostro giornale, un periodico di informazione generale e di vita associativa, una biblioteca che permette la lettura ai nostri soci delle novità letterarie e un gruppo di soci che presta la propria assistenza in modo volontario presso il Museo Alessandria, Città delle Biciclette. In definitiva, la nostra offerta culturale è talmente ampia da soddisfare le aspettative e i desideri di apprendimento di un vasto numero di persone. Pertanto, chi desidera mettersi in gioco, realizzare quei sogni che le scelte di vita hanno obbligato a riporre nel cassetto e passare del tempo in maniera intelligente, è sufficiente che si iscriva all'Uni3, Università delle Tre Età di Alessandria. Buongiorno, mi chiamo Anna Di Leo e sono la presidente del Comitato Tecnico Scientifico degli Operatori Sociosanitari. L'acronimo è CTS OS Piemonte. Ci siamo costituiti come comitato perché facciamo parte di una categoria, appunto quella degli OSS, Operatori Sociosanitari. E qui abbiamo in rappresentanza del Piemonte, Torino e Provincia, la Claudia Dragoi qui alla mia destra, abbiamo Paola Bruno Mattietta alla mia sinistra e Luisella Signorello. Tutti e quattro lavoriamo sia nelle strutture pubbliche che nelle strutture private. Siamo un ibrido, siamo nati dal patto Stato-Regioni del 2001. Questa figura è nata accorpando praticamente le ADEST, le OSA e le OTA. Le OTA lavoravano nelle aziende sanitarie, le ADEST lavoravano nelle strutture private. L'OS profilo ha praticamente accorpato tutte le altre figure e si lavora adesso sia nel pubblico che nel privato. La genericità di mansione di questa categoria ci porta ad avere un ampio spettro di
possibilità lavorative. Si lavora con gli anziani, si lavora con i minori, con i disabili, psichiatrici, lavoriamo praticamente a tutto campo. A differenza degli infermieri, che hanno una categoria ben definita, l'OSS non ce l'ha, nel senso che siamo nati 20 anni fa, ancora oggi, non sappiamo quali siano realmente le nostre, la nostra professionalità, nel senso che nelle aziende ospedaliere l'OSS viene utilizzato a seconda delle problematiche che, e delle necessità che si hanno in quell'ambiente. Nelle strutture private viene utilizzato per fare qualsiasi cosa, oltre che l'assistenza di base. L'operatore sociosanitario invece ha una sua peculiarità, fa l'assistenza di base, assiste le persone, l'utenza che è quella più delicata e bisognosa. Al tempo stesso noi come operatori ci rapportiamo con queste realtà nella maniera che possiamo, a seconda di dove lavoriamo. La costituzione del comitato ci ha dato la possibilità di rapportarci con i gruppi politici. Siamo andati in Consiglio regionale del Piemonte, come l'abbiamo fatto noi del Piemonte, l'hanno fatto altri colleghi in altre regioni. In Sicilia è stata già approvata la legge e anche in Liguria, la 27 del 18 dicembre del 2018. Noi l'abbiamo portata la stessa proposta per un elenco regionale per censire noi OSS. Questa legge è stata depositata, la legge 4 per il censimento degli operatori sociosanitari, perché non sappiamo in effetti quanti in realtà siamo, né a livello nazionale e neanche a livello regionale. Quindi questo elenco ci aiuterebbe a definirci, ad avere la contezza di quanti in realtà siamo. Dopodiché le nostre richieste ai gruppi politici sono le stesse, di cominciare a definirci come categoria, di cominciare a, ad avere anche noi un progetto, una categoria ben definita, in modo da poter avere le nostre peculiarità, che non sono poche, sono tantissime, e chiediamo appunto all'opinione pubblica, a tutti gli operatori sociosanitari che si ritrovano in quello che facciamo e in quello che diciamo, di contattarci. Vi ringraziamo e noi OSS sempre con gli OSS. Grazie. Imago, esplorazioni del micro e macro mondo. E questo è il progetto culturale che la Fondazione Università sta sviluppando nei suoi musei, il Polo Museale di Druonio in Valle Vigezzo, in Ossola, e il Museo Meina sul Lago Maggiore. Qui, in particolare, sta nascendo una grande esperienza di visita multimediale sui viaggi. Sin dall'Ottocento, il museo, voluto dalla nobile famiglia faraggiana, è stato un micromondo. Proprio nella loro proprietà di Meina, i faraggiana portavano, per esempio, le più sconosciute specie animali per l'epoca. Nel grande parco, oggi reso digitale dalla Fondazione Università, insistevano voliere e recinti con animali esotici, come canguri, lemuri, un mandrillo, una tigre, scimmie e pappagalli di ogni tipo. Non solo, anche grazie alla loro passione per la natura, in questo luogo è stato creato un parco con centinaia di specie botaniche, molte delle quali provenienti dai paesi esotici. Partendo dalla passione dei faraggiana per le esplorazioni, ecco che oggi il museo si sta trasformando in un macro mondo che intende indagare sulle implicazioni che la curiosità per le frontiere sconosciute ha significato per il territorio.
L'iniziativa culturale vede i patrocini della Regione Piemonte, delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, dei comuni di Meina e Druogno e il sostegno di Fondazione CRT e Fondazione Cariplo. L'itinerario culturale parte dalle antiche serre del Museo Meina, recuperate dalla Fondazione Università dopo oltre 60 anni di abbandono e oggi riaperte al pubblico. Da questi vivai, Imago presenta una panoramica sugli insetti del territorio, primi piccoli grandi esploratori. Il percorso prosegue nel grande parco dove attività culturali, visite animate e interattività coinvolgono famiglie scolaresche per un racconto vivo della natura e del patrimonio del passato. Ma è il grazioso chalet museo dei Faraggiana la meta di arrivo di Imago. Al suo interno un percorso multimediale illustra le scoperte nel corso dei secoli. Si parla anche di illustri personaggi, per esempio del primo agiografo del Nuovo Mondo, originario del Lago Maggiore, Pietro Martire d'Anghiera, che scrisse delle scoperte di Cristoforo Colombo. E poi si parla, per esempio, del programma spaziale europeo Copernicus, che ha preso il via proprio dalle rive del Lago Maggiore. Al Polo Museale Università di Druogno sono in corso iniziative sui grandi viaggiatori che hanno varcato il Sempione, porta e snodo per l'Europa. Memorie e montagne, quindi, tra incontri, multimedialità, arte, approfondimenti storici, con tanti istituti scolastici che fanno visita al grande polo museale. In un mix di storia, cultura e di nuovi linguaggi digitali, il viaggio culturale di Imago vuole trasmettere alle nuove generazioni la passione per la scoperta, che giorno dopo giorno ci deve far sempre di più appassionare a questo nostro piccolo grande mondo, al fine di preservarlo. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.